il sistema autoreferendario utilizzato fino ad oggi dalle forme più aberranti del potere si avvale su una concezione della scienza che noi abbiamo ampiamente contestato, ormai sono più di un decennio che noi stiamo contestando questa cosiddetta visione della scienza come misura della realtà. Teorizzazione, ecco, del concetto assolutistico. Da espresso, esatto. Mentre la realtà è sempre relativa. Questo sistema è stato utilizzato da due sciacquette che adesso non sono più ai vertici del Ministero della Corruzione, perché hanno cambiato il nome al Ministero della Sanità in Ministero della Corruzione, le quali ovviamente vantavano delle sapienze. I 200 malati di morbillo nel 2014 in Inghilterra. Sì, esattamente. Quando ce n'è stato uno. Sì, lo dice la scienza. Che è morto per cazzi suoi, sì, fra l'altro. Sì, oltretutto, scoraggiando. Allora, cari amici, noi dobbiamo sempre riaffermare questo principio, che noi riaffermeremo anche sabato prossimo, quando si parlerà di fine e trasformazione di paradigma di riferimento culturale e politico. Ora, adesso io mi limito semplicemente alla lettura di un paio di paginette relative appunto a cosa si intende per scienza, cosa deve si intendersi soprattutto per biologia, pubblicato in una rivista che poi, di cui leggerò altri pezzi altre volte, che è la rivista più significativa dell'Italia d'inizio 2000, che da quanto pare non ha lasciato traccia, perché evidentemente qui c'è scritto fior di intellettuali, che era il fiore all'occhiello della Mondadori, e praticamente è come non abbia lasciato, perché prevale ancora il potere assolutistico dei preti, che se dovessero perdere questo principio fondamentale, che è quello della superstizione. Sì, ma non è tanto quello della superstizione, è il fatto che nel momento in cui tu parti da una concezione scientista, ti dimentichi. Fideista? Il salto dallo scientismo al fideismo è zero praticamente, e loro si possono permettere di imporre come conoscenza scientifica conoscenze. Lo stesso vale per le aringhe, Esattamente, per le aringhe o per le acciughe? Aringhe, acciughe oppure? Non te lo saprei. Sarde. Sì, le sardine. Allora. Ma questo è così, perché per loro vale quel teorema lì. Sì, eh? Sì, è certo, è ovvio. Allora, per farvi vedere. Ma come cazzo fa un gruppo politico a farsi autodenominarsi sardine? E io l'ho detto. Dico, che cazzo di considerazione c'hai delle tue idee? Ma io l'ho detto, ho detto che dietro c'è lo zampino di una società di marketing molto macchiata di cattolicesimo, perché soltanto nell'ambito dei focolarini e dei seguaci della Madonna e delle dame di San Geremia e tutte possono nascere delle operazioni di marketing di questo tipo, perché io francamente non potrei mai immaginarlo. È così. Allora, anche la scelta del nome è identificativo. Ma porca miseria, più di così, perché cosa vi faccio vedere? Un convegno, giornata della chimica all'Accademia Nazionale dei Lincei. A cui hanno partecipato moltissimi chimici. E vi leggo semplicemente i titoli di queste partecipazioni. Siamo nel 1999. Saluto del presidente dell'Accademia, Vesentini. Furlani, presentazione delle giornate della chimica e ricordo di Vincenzo Caglioti, che è stato mio professore di chimica generale e inorganica. Califano, Università di Firenze, la chimica
nei suoi aspetti di logica, di creatività, di riduzionismo e nel suo ruolo nella società moderna. Creatività, capito? Non scientismo. Carrà, Università di Milano, la chimica in una candela. Discussione, eccetera. Bella, bella sta, suo titolo, la chimica in una candela. 14:30. No, perché, lì perché chimica nella candela. Esatto. Perché c'è no, vabbè, ma è troppo complicato, lasciamo stare. Questo per dire quanto fossero già avanti questi professori di chimica nel 99, dove il relativismo culturale e il relativismo legato alla post-scienza quantistica, certo, è chiarissimo, eccolo qui. Chiusoli, Università di Parma, sviluppo... No, anche perché il calore è un insieme di quanti di calore, non è una cosa uniforme, anche il calore, quindi la combustione. Ma come abbiamo ancora da fare delle teste di cazzo che ancora fanno delle trasmissioni in televisione perché che dice che l'omeopatia non conta niente perché non c'è niente. Ma che... lo vogliono escludere dagli ospedali. Sì, adesso, sì, dice, no, perché dentro non c'è niente. Ma cosa cazzo dove avete? Sai? Come fa? Imbecille. Vabbè. Sviluppo e mutua interazione di idee guida della chimica. Catalisi, riconoscimento molecolare, chiralità. Giacometti, la chimica fisica e lo sviluppo della biologia nel XX secolo, discussione, eccetera, eccetera. Vedete anche come è molto importante il concetto di chimica fisica, perché la chimica fisica tempo fa non c'era. Lo dico perché io sono un chimico fisico, ma prima non c'era questo concetto di abbinare lo studio della chimica attraverso la fisica e lo studio della fisica attraverso gli eventi chimici. La reazione chimica in assenza di gravità ha una certa sviluppo, in assenza di atmosfera ne ha un'altra, esattamente, in assenza di massa ne ha un'altra, oppure con una massa 10.000 volte o 100 miliardi di volte più alta è tutta un'altra parabola. Esattamente. È tutto relativo, è tutto relativo. E questi non lo vogliono capire perché loro, l'ho detto e ripetuto, colgo l'occasione per lo dirlo l'ennesima volta, dipendono sempre mentalmente dal dogmatismo religioso. Sì, che è, la cosa è una, l'uno, esatto, dell'uno. E ripetono sistematicamente la proiezione del loro dogmatismo in tutte le loro concezioni della vita del mondo. È finita questa, ecco perché il paradigma è cambiato. La biologia del futuro è il futuro della biologia. E a questo serve, diciamo, ha portato anche un contributo enorme Internet, cioè la possibilità fortunatamente alle informazioni da molte fonti di informazioni. Esattamente, esattamente. Ecco perché noi diciamo che il progresso, soprattutto il progresso, anche se manipolato, della comunicazione è quello che porta alle grandi rivoluzioni. Sì. È chiaro che le fake news sono... Babilonia, no, ricordiamoci Babilonia. Babilonia è un episodio mitico. Ma realistico, ma assolutamente reale. Oggi noi lo sappiamo per certo che in un certo periodo, tra il 3000 e il 4000 avanti Cristo, c'erano i Veda che raccontavano di viaggi sugli astronavi, viaggi con il monitor, con i quadranti, con i sensori, eccetera, eccetera. Quindi la nostra non possiamo pretendere che sia la prima civiltà che si è sviluppata fino a questa fase, ma sicuramente è quantomeno la seconda, perché il tempo evolutivo e cognitivo e scientifico per arrivare alle scoperte, al grado in cui siamo noi oggi, c'è stato sicuramente per 3, 4, 10, forse anche 20 volte da che è esistito l'evoluzione dell'individuo umano. In ogni caso, il mito di Babilonia, anche se noi lo vogliamo ridurre... Il rito di Gilgamesh è chiarissimo. È chiaro, ma di Gilgamesh non se ne parlava 10 anni fa che non lo conosceva nessuno. Io l'ho conosciuto nel 70 quando cominciavo sono a leggere... Sono cominciati a uscire i libri di quello bolognese, non mi ricordo mai quello che è morto giovane... Non l'ho presente. Vabbè. Lo conosci anche te. Certo, comunque a parte quello...
No, non è bolognese, quello che dico io. E di Bologna c'era pure la moglie. Valerio Manfredi, no? No, era... No, quello che ho conosciuto. Esatto. Quello che ho conosciuto. C'era la moglie anche. Certo, certo. Gabbissimo, certo. Ha scritto tantissimi libri sull'argomento. Che andava in giro per il mondo. È venuto nei miei uffici, perché noi avevamo all'epoca la più grande biblioteca scientifica del mondo. Un nome conosciutissimo, E c'era anche quello svizzero. Peter Colosimo. Colosimo, esatto, Colosimo. Ho avuto l'onore di conoscerlo. Allora, la biologia del futuro e il futuro della biologia, articolo di Stephen Rose. I limiti della conoscenza, il condizionamento delle tecnologie disponibili, la natura sociale e storica dell'impresa scientifica in sé. Un futuro imprevedibile. Limiti della conoscenza della natura. Leggo semplicemente questo sottocapitolo. Noi vediamo e interpretiamo il mondo intorno a noi, sia naturale che culturale, attraverso modelli percettivi e cognitivi di nostra elaborazione. Esatto. Non è quello che dicono loro, che gliel'ha detto il buon Gesù, hai capito? Che gliel'ha detto personalmente a loro, perché loro possiedono la verità e si arrogano il diritto di bruciare vivi le persone che si permettono di criticarli. Beh, non solo, hanno fatto anche le stragi degli Ari, ne abbiamo parlato a lungo. Come le stragi dei popoli andini, esatto. Come le stragi... Vabbè, lì strage per strage, comunque, nei popoli andini. Vabbè. Erano a livello loro. Erano già a quel livello. Il potere del pensiero riduzionista e la pluralità di spiegazioni biologiche. Attenzione a questo concetto di riduzionismo. Lo dobbiamo ricordare sempre, perché la visione unilaterale esercitata della cura di Bella, esattamente, tanto ne dite una, no? Dove c'è adesso la dimostrazione dell'efficacia, ma non conta niente, perché è peccato, di Bella è peccato. Per ragioni che mi farebbero andare troppo fuori tema... Le seghe non si possono fare perché diventi cieco. Sì, quella è la cosa più importante. L'ho detto... Troppo forte. L'ho detto San Domenico Savio. La morte per uno dei peccati. Peccato che poi... È poverino, morto lui. Domenico Savio è morto giovane. Vale. Per ragioni che mi farebbero andare troppo fuori tema e che quindi non è il caso di esplorare in questa sede... La scienza occidentale post-cartesiana, ricordatevi questi concetti, e newtoniana ha considerato la fisica il suo modello esplicativo. Attenzione, è un limite che si è posto, è un limite, autolimite autoimposto. Quindi, modello esplicativo fatto proprio dalla dottrina cattolica di questi signori e soprattutto non a caso dai gesuiti, per imporre la loro mentalità riduzionistica nei confronti di persone, andate a vedere il video che abbiamo fatto l'altro ieri all'auditorium, appunto, in cui parlando di Giordano Bruno ho appunto letto un articolo tratto da una di queste riviste, dove appunto quella cosa che più colpisce è l'apertura di Giordano Bruno al di fuori degli schemi sia linguistici che mentali creati dalla fisica post-cartesiana. I mondi sono infiniti, è infinito tutto, è l'universo che è infinito, siamo noi che eventualmente arrancando possiamo cercare di arrivare a raggiungere brandelli di verità, non quella che raccontano loro. Il mondo prescientifico, più pluralistico, è stato sostituito da uno in cui tutta l'abbondanza della nostra esperienza giornaliera di colore, suono, amore, rabbia è stata considerata proprietà secondaria, al di sotto della quale si trovano le particelle, le onde e le forze immodificabili del mondo della fisica. Il compito delle altre scienze, chimica, biologia e più tardi psicologia, sociologia ed economia, era quello di rendersi sempre più simili alla fisica. Ma quale fisica? La fisica post-cartesiana e pre-newtoniana, perché ricordiamoci che la fisica newtoniana era già una fisica evoluta rispetto a Cartesio, che contemplava
la potenza di una forza all'interno della materia, perché sennò Newton non avrebbe potuto concepire la sua teoria. Le loro proprietà dovevano essere espresse tramite la scienza vera e quantitativamente seria della fisica. Come afferma il filosofo Thomas Nagel, le altre scienze descrivono le cose, il riduzionismo le spiega. Ecco qui, noi non vogliamo, noi ci ribelliamo nei confronti di una spiegazione riduzionista, quindi clericale, della realtà del mondo nel quale viviamo, perché non è vero. Il biologo molecolare James Watson, sulle orme di Rutherford, si esprime più brutalmente: c'è solo una scienza, la fisica, tutto il resto è opera di volontariato sociale. Vabbè. È Watson, quello che ha scoperto il DNA. Non so. Un problema ulteriore della biologia, forse perché il suo genere, ma lui l'ha fatto in termini provocatori. Infatti dico, ma che cazzo sta a dire? Se no non sarebbe stato Watson. Certo. Un problema ulteriore della biologia, forse perché il suo oggetto di ricerca è così complesso, è che vi è stata una tendenza costante, attenzione, a concettualizzare i processi e i sistemi vitali metaforizzandoli con le tecnologie umane più avanzate dell'età corrente. Molti miti dell'origine, compreso quello giudaico-cristiano, evocano un genere umano creato dalla polvere o dall'argilla, come sulla ruota di un vasaio. Si diceva che un eroe greco avesse creato automi simili a esseri viventi utilizzando il potere del vapore e dell'acqua. L'immaginazione idraulica persiste in tutto il Rinascimento, e questo è molto importante, che proprio nel Rinascimento, tra il 500 e il 600, che sono nate tutte le teorie dell'idraulica e tutte le leggi di Bernoulli sono del 600. Per esempio, il cuore è paragonato a una pompa. Anche Leonardo aveva contribuito. Esatto, moltissimo. I nervi a tubi che convogliono le forze vitali, e viene sostituita da elettricità e magnetismo nel XVIII e XIX secolo. Galvani. I cervelli, attenzione, vengono paragonati a sistemi telegrafici, poi a telefoni e ora a computer. Vedete come subentra tutto gradualmente dall'esterno, alla compressione. A me va molto bene che noi possiamo paragonare il cervello a un computer e non più a un telegrafo, però non è vero nemmeno questo. È comunque una concezione riduzionista, comunque sì. È uno schema, è bene che si sappia, perché la vita va oltre e noi siamo per questo. Ecco perché noi parliamo di cambiamento di paradigma, perché dobbiamo chiuderla con queste forme di assolutismo religioso applicate nella vita. Queste metafore sono potenti e possono essere utili, ma troppo spesso il loro potere seduttivo oscura la nostra capacità di vedere il mondo. Andando avanti dimostrerò che i cervelli non sono computer e i geni non sono egoisti. Qui si riferisce al famoso libro dedicato al gene egoista, perché obiettivamente è vero anche questo. Lui dimostrerà che il gene non è egoista. Però siamo sempre nell'ambito delle teorie. L'importante è uscire dal vecchio paradigma. Non esistono norme fisse, soprattutto che persone in nome di una qualsiasi infame religione possono permettersi di uccidere e torturare gli altri. Lo dimostreremo in seguito sulla base dei tanti libri che abbiamo noi e che stiamo leggendo. Arrivederci. Sempre. So long. So long.